Amiche e amici sportivi, benvenuti ad Alassio, al Palasport Ravizza per la 62esima Targa d'Oro d'Alassio. Sono 1370 gli atleti in arrivo da tutto il nord Italia e dalla Francia. Insieme a me Francesco Ferretti, che ci presenterà questa manifestazione internazionale. Ciao Andrea, un saluto a tutti i telespettatori. Come giustamente hai detto tu, oltre 1300 gli atleti impegnati in questa due giorni di gare. La 62esima Targa d'Oro d'Alassio è la manifestazione internazionale a quadrette più importante del volo e, possiamo dire, senza tema di smentite, al mondo con ogni probabilità. Poi c'è la seconda edizione invece del torneo junior e per quest'anno la Targa d'Oro di Alassio si fa in tre e c'è anche per la prima volta la prima edizione quindi della Targa Rosa, la competizione femminile. È una gara che si svolge su 128 campi, di cui 32 ad Alassio, un po' sparpagliati in tutta la Liguria. In questi giorni, quando ci sono questi grandi numeri sempre, vengono utilizzate ovviamente più strutture, non solamente questa che vediamo allestita per l'occasione, la Pala Ravizza per l'appunto di Alassio, dove si sono svolti alcuni gironi eliminatori e le fasi finali. 364 le formazioni iscritte, 318 la senior, 21 la junior e 24 la rosa, che come abbiamo detto è una novità. Intanto abbiamo iniziato la nostra sintesi con la finale. In finale per queste le due quadrette finaliste sono Ferriera e Mongrando. La Ferriera ha eliminato ai sedicesimi la Borgonese, agli ottavi la Tesoriera, ai quarti di finale l'Elvezia e in semifinale la Noventa di Venezia, mentre la Mongrando ai sedicesimi ha eliminato la Stella Corona, agli ottavi la Familiare, ai quarti di finale la Litorale e in semifinale la Rumilly, la squadra francese. Sì, assolutamente, questo è il percorso dai sedicesimi fino alla semifinale compresa. Già si sta giocando, lo vediamo, sono sul punteggio di 7-2, adesso inquadrato è Barone, il bocciatore della Mongrando in maglia rossonera, maglia grigia chiara invece per la Ferriera. Un po' una sorpresa questa Mongrando in finale, Francesco. Allora, diciamo che tutte e due le formazioni, vedendo quelle che si sono presentate in asse di partenza, come si suol dire, non potevano certamente definirsi le favorite. C'erano quadrette sulla carta, solo ed esclusivamente sulla carta, che potevano anelare ad arrivare alla finale con non voglio dire con più facilità, ma insomma con maggiori probabilità. Si tratta comunque di due belle formazioni, tra l'altro, in una, ma sicuramente lo diremo strada facendo quando vedremo i giocatori in campo, plurititolato giocatore che Mario è una delle icone assolutamente del movimento del volo. E quindi sì, sicuramente due outsider di lusso, ecco, potremmo definirle forse più correttamente forse così. E vedete che il punteggio è già sul 7-2, quindi partita incanalata per la, ed eccolo, per la Ferriera. Mario Suini che viene citato. Allora, Mario Suini che sta disputando, se i calcoli diciamo non sono errati, la sua 12esima finale a questo punto. Atleta del 44 di Domodossola. No, la sua 13esima credo. Vabbè, insomma, siamo lì. Sta di fatto che ne ha già vinte 9. Ecco. 20 campionati italiani, 5 europei, 5 mondiali vinti. Insomma, un palmarès di un giocatore totale che rilevanza. Ovviamente la sua realtà anagrafica è evidente, si è un po' appesantito, ma il suo peso dal punto di vista invece della presenza in campo, il peso specifico, è assolutamente diverso dagli altri, è ancora un leader, lo sentono compagni e avversari. Lo temono gli avversari, ovviamente, pesano le sue bocce. Ed ecco invece ancora Barone, il più giovane degli otto in campo. Adesso alla bocciata. Barone del 95, mentre come abbiamo detto Suini del 44, quindi un bel margine tra i due. Questo invece è Rossetti. E anche la bellezza di questo sport. Assolutamente. Dove... Poi la quadretta esalta un po' queste differenze. Sì, queste differenze, perché nella quadretta con i ruoli ben definiti, la possibilità di recuperare, essendoci per l'appunto quattro giocatori in campo per un totale di 8 bocce, consente queste mix particolari. Queste divare, sì, che non sempre vediamo neanche nel volo, nelle partite tradizionali che trasmettiamo di campionato qui su Rai Sport. Tanto Cinalli che però ha sbagliato il suo tiro di volo, a bocciata corta, non vale dalla battuta, e questo invece è Strocco. Si sta giocando intanto negli altri campi sia la junior che la femminile, le finali. Giustamente, le tre finali in contemporanea sugli altri campi, ne sono stati allestiti 6,
sono di fatto sintetici, si tratta di... sotto c'è il parquet, perché sì, ovviamente è una struttura polifunzionale. È un palazzetto dello sport. Sì, viene utilizzata per la pallavolo, per la pallacanestro ovviamente, e sopra al parquet è stata messa una... primo tappeto, definiamolo così, di moquette, sopra ancora quel tappeto che fa invece poi da superficie di gioco, che vedete con uno spolvero che resta quasi diciamo attaccato. Sì, e questo cosa comporta per i bocciatori? Allora, intanto Adorno, che sta bocciando, appunto. Ecco, tra l'altro sbaglia. Allora, diciamo che l'avere il contatto diretto, questi tappeti, definiamoli un po' impropriamente così, sì, sulla superficie, sul parquet, se da un lato il parquet ovviamente tende a essere molto piatto, quindi molto omogeneo da questo punto di vista, per cui in accosto tutto sommato non ci sono grosse differenze né di scorrevolezza né pendenze difficili da decifrare. Sì. E questo non vuol dire ovviamente che non siano insidiose. Però... sulla bocciata invece... e chiaramente il manto, la superficie, obbliga, rimbalza di più, è più elastica. Per cui, per esempio, se si vuole tirare sulle bocce, la differenza si vede, ma forse un po' meno. Ma se si tira il pallino per annullarlo o per realizzare, bisogna colpire pieno, altrimenti si rischia di cadere davanti e schizzare nonostante le bocce antirimbalzo. Ecco, un altro errore. Tra l'altro stiamo vedendo, sì, una sequenza... bene, facciamo a parlare di queste caratteristiche, perché abbiamo visto una sequenza di errori tra... Adorno e Rossato. Adorno, per la verità, la seconda l'ha colpita, ma... il direttore di gara della manifestazione è Andrea Lombardi di Massa Carrara, mentre sono 16 gli arbitri che complessivamente hanno seguito questi eventi. Per questa finale abbiamo Riccardo Pescetto di Cuneo, Giuseppe Nappi di Albenga. Adesso l'ultima, che si apre però, prende proprio una pendenza verso destra, la gioca troppo sotto, nonostante ovviamente la sua esperienza, poi l'errore è sempre dietro l'angolo per chiunque. Boccia che se ne va sulla destra, è Rossato. Adesso gioca anche lui la sua ultima. Tre giocatori di A nella formazione della Ferriera, solo Marco Adorno, il bocciatore, primo bocciatore, è di B. Tre di A invece, uno di C per quanto riguarda la Mongrando. DC è Fabrizio Rossetto, il puntista o puntatore, come si dice più in gergo, nel volo. Nel volo. Sì. E qui adesso si va per provare a realizzare qualcosa. Cinalli prova a piegarla con la forza del pensiero. L'avete visto curvarsi, ma la voce invece di strocco... è andata dritta. Sì. Comunque già il terzo punto per provare a risalire, lo ricordiamo, a quadretta ovviamente 2 ore il tempo massimo, il punteggio a 13, qui siamo già avanti sia con, non tanto con il punteggio ma con il tempo. E quindi ci sono sia possibilità di enormi diciamo di ampi scarti in un singolo tiro, perché ovviamente tanto ne fa due molto punti, bene, sì, il secondo Cinalli, quindi 7-4. E quindi c'è la possibilità per l'appunto di ampi scarti, ma anche invece di annulli, di giocate da un singolo punto, addirittura da nulla. Insomma, sfruttare il sì, tempo. La variabile del tempo è assai significativa. Tanto vediamo inquadrata la femminile. Eh sì, eccoli lì, infatti sì, sulla destra. Rosta, dove c'è Nicole Perotto e Nadia Camilli, contro Florida, Valentina Basei, Crystal Zanette. E adesso pallino corto. Giocato corto, cercherei anche un po' la rimonta, leggermente decentrato sulla sinistra, siamo non molto oltre la linea di minimo, di validità minima del riquadro di gioco, ed eccolo Rossetti. Non apre male. No. È un po' laterale, ma è quasi parallela, non male. Infatti ci pensano solo pochi secondi, poi Sweeney dà il via e Adorno va per... la bocciata. La bocciata. Eccolo lì dietro, poi si è visto per un attimo inquadrato il direttore di gara. Sì. Cinque passi canonici sul destro per lui, attenzione. Errore. Sentiamo intanto il brusio del pubblico, numeroso nelle due giornate, circa 10.000 presenze, sì, quindi sì, un numero... Allora diciamo molto che elevato, fra tutti i bocciodomi e comunque al Pallaravizza c'è sempre una grossa affluenza di pubblico pagante assolutamente numeroso, un palzetto che di norma ospita 2000 posti seduti, in alcune occasioni tanto altro il secondo errore.
di Adorno, dopo già il tiro precedente che aveva fatto una sì, una no. In questa occasione, stavo dicendo, non si è riempito fino all'inverosimile, ma comunque si tratta sicuramente di oltre 1000 persone presenti in entrambe le giornate. Oh, tiro intanto che comincia a complicarsi, il doppio errore ovviamente del bocciatore. Inaspettato. E questo è Maino che invece va in accosto. Sì. Ma attenzione, sì. Più che sembra è estremamente corta. È molto molto corta. Talmente tanto corta, ecco, lo vedete adesso, che si stanno misurando i 2 metri dalla linea minima di validità. Di tiro. Sì, perché a quel punto c'è il vantaggio da parte della formazione ovviamente avversaria di decidere se lasciarla tenerla lì. Esatto. E stanno parlando proprio di quello. Addirittura hanno chiesto l'intervento dell'arbitro. Sì, stavolta è l'arbitro Nappi. Sì. Sweeney ci ha messo un po' di esperienza, nel senso che avrebbe preferito l'avessero tolta, ovviamente, sì, certo, perché è in mezzo, non in mezzo. Conta nulla ed è in mezzo. Invece la lasciano lì quelli da Mongrando. Tanto anche errore. Questa se ne va. Sì. Brutta perché è lunga, non copre spazio, non... infatti. Sweeney ora studia il da farsi. Ne parla un po' anche con... Diciamo 7-4 è un vantaggio su cui si può fare qualche calcolo ovviamente per gestire, ma neanche troppi. Gestire nel senso buttare fuori il pallino, visto come la situazione. Ma probabilmente lo faranno, vediamo se... Perché allora, intanto continuano... avversari hanno tirato una sola boccia. Intanto però ecco, continuano a tirare la boccia, proprio perché vogliono ancora, ci sono bocce per far guadagnare, poi eventualmente lo farà con la seconda. Intanto vediamo questa bocciata di Rossato. Colpisce ma rimpalla. Sì. Prende anche la sua. E quindi quella sembra, non sembra essere andata via. Non sembra affatto essere andata via. Ecco, adesso Strocco che misura. Sul volo sono gli stessi giocatori a misurare. Abbiamo visto che solo in caso di contrasto chiedono contrasto, comunque di minimo disaccordo, aiuto agli arbitri. Sì, così come anche nella pétanque. Ma l'impressione che avevamo avuto era quella giusta. Punto resta. Con ancora cattive notizie, perché insomma adesso le bocce cominciano a finire. Sì, gli avversari ne hanno tirata una sola, quindi. Intanto sentiamo degli applausi perché si stanno giocando. Sì. Le altre gare, sta per finire la junior. Allora, con questa l'ha fatto Sweeney, ovviamente questa è solo una boccia, un intermezzo, non è niente di più. Obbliga gli avversari a utilizzare la loro seconda boccia. Quantomeno a farle, ma il discorso poi è proprio quello, Andrea. Sì, perché adesso punti in mano volendo ne hanno. Barone. La prende un po' per i capelli, ma la manda via, quindi va bene così. E adesso prova l'annullo, eccolo lì. Sì. Boccia molto importante, perché se non lo manda fuori Andrea i punti, ecco, le vedete le bocce, quelle sono tutte bocce, insomma, sono tutti punti per gli avversari, perché spazio ce n'è. Lo fa invece. Gli applausi stavolta sono per lui, compresa la pacca da parte del suo compagno di squadra turno. Ha salvato proprio. Boccia molto importante, sì. Il risultato, per cui gli avversari avrebbero potuto farne diversi. Parecchi. La rivediamo giustamente. Sì. Tra l'altro, non colpendolo così come avevo fatto tutta quella premessa inizio. No, non l'ha preso pieno, è riuscito a strapparlo. È riuscito a strapparlo cadendo un po' prima. Però lì evidentemente il terreno lo ha assecondato. Applausi intanto per le altre finali che sono in corso. È tutto da rifare, si ricomincia. Tiro sempre annullato. Sempre 7-4, il tempo scorre. Sì, più o meno la distanza è quella, leggermente più avanti il pallino, la direzione invece è praticamente identica e di nuovo Rossetti inizia bene. Ora qui Adorno, speriamo che quella bocciata, ovviamente speriamo per la Ferriera, non saranno d'accordo quelli della Mongrando, ma insomma si sia ripreso, perché ne ha fatti praticamente tre bocciate su quattro che ne abbiamo viste. Questa invece colpisce. Quella sferzata, insomma, quel pallino annullato sicuramente avrà sciolto un po' di tensione anche per i giocatori della Ferriera.
Tanto la prima comunque, insomma, la colpisce e bene. Rossetti replica, sì, gioca di nuovo molto bene, campo aperto ovviamente, un tiro non complicato dal punto di vista delle direzioni delle strade. Non ci sono ostacoli. E di nuovo Adorno. E colpisce anche di nuovo. Questo 2 su 2 sicuramente lo rinfrancherà. Dopo i 3 errori su 4 dei tiri precedenti. Dei tiri precedenti. Sì. Per la verità nelle fasi non inquadrate era stato abbastanza puntuale, poi ha avuto proprio un paio, due, tre passaggi, e due li abbiamo visti nella fase centrale in cui ha sbagliato qualcosa. Quindi la boccia si allarga un po'. Sì, la forza era perfetta, stavolta scende un po' verso la linea di sinistra e si lascia spazio. Si vede proprio la curva, sì, che ha fatto, adesso cancellata dai piedi. Maino si angola di più verso sinistra, la incrocia. E lo fa molto bene, va un po' lungo, che detto così sembra chissà, ma insomma è per semplicemente il fatto che si può giocare di nuovo in accosto per mettere perché sotto l'impaccio e dopo il pallino. Esatto. Di per sé non è una boccia sbagliata né brutta, però ha quel neo di essere andato oltre il pallino. E infatti Strocco non ci hanno pensato neanche più di tanto. Fa subito il punto. Sì. Laterale, bene. Non mette un granché sotto rimpallo per la verità, perché la posizione ideale sarebbe stata verso parte, la boccia, però Rossato. Invece l'ha presa talmente fina sulla destra che l'ha rimpallata lo stesso. Sì, malgrado fosse dalla parte opposta rispetto al pallino. Okay. Un po' di sfortuna. Ne ha preso veramente un capello e quello ha generato il rimpallo, quindi non ha neanche conquistato il punto. Questa sembra lunga, infatti. È lunga, sì. Allarga le braccia. Intanto le immagini si allargano. Perché abbiamo visto il finale della Junior, gli applausi crescono, la Perosina con Emanuele Soggetti e Stefano Liverti batte la Florida di Marco Pizzol e Giulio Zanetti, 13-8. Eh sì, vincono la seconda edizione del torneo Junior i giocatori, due giovani giocatori della Perosina, battendo peraltro della Florida, come dicevi tu, Pizzol e Pizzol e Zanetti, che erano i detentori del team, della scorsa della, sì, del primo, del della primo prima edizione. E adesso Barone ancora una volta la prende un po' per i capelli ma la manda via. La manda via, sì. Oh, tra l'altro si chiama Zanetti, così come anche la giocatrice sempre della Florida che gioca nell'altro campo per il torneo rosa, ma non ci sono, non sono rapporti di parentela. Parenti. Sweeney si sincera un po' con i suoi, si vede chiaramente, con i suoi compagni di formazione. Sul da farsi. Sì. Continua a studiare la traiettoria per quello che sarà un accosto. In maniera completamente diversa rispetto agli altri sinora, la taglia da sinistra verso destra lui. Ma questa l'ha persa corta. Eh sì. Una finale che sinora con un po' di errore. Ha stentato un po' a decollare. La posta in palio è alta, ovviamente, torneo prestigiosissimo. Molti di questi giocatori, anzi credo tranne Sweeney, nessuno lo ha già vinto. Per cui sicuramente c'è anche un peso diverso per i giocatori in campo. Rossato ci riprova, imitando il tiro, anzi facendolo in maniera migliore rispetto, sì, a Sweeney, toglie il punto. Si parlano i giocatori della Ferriera. Anche ovviamente quelli della Mongrando danno suggerimenti. Perché di nuovo in teoria, insomma, può essere un'occasione per
È bassa però. La bocciata è corta. Se non ho visto male, anzi nettamente è corta, infatti viene rimessa lì. Sì, sì, errore. Guardiamo all'arco di 50, abbiamo visto, poi si sente anche del rumore quando è così colpisce, distante. Colpisce dalla bocciata, dall'impatto del terreno della bocciata. Questa volta anche qui. Cinali colpisce. La prende per i capelli, come dici tu Francesco, ma la porta via. Beh no, cioè, questa l'ha presa già in maniera migliore e adesso va per, il punto, cioè, per metterne un altro. Un altro sì. Ma questa sembra aperta, non sembra, anzi è molto aperta, forse no. Corta e Strocco infatti se ne lamenta un po'. Oltre alla forza era un po' scarsa, ma soprattutto ho sbagliato la direzione. Sì, la direzione. Quindi un solo punto. 7 a 5, poteva essere 7 a 6. E Rossetti ricomincia. Tiro più o meno come distanza è sempre quello. Sempre quello. Adesso non vediamo il pallino. Ah, eccolo lì. Allora sbaglia, perché in realtà se ne va verso la linea di destra. Nella quadretta con gli otto giocatori diventa difficile vedere. Eh sì, nonostante posizioni rialzate, diverse inquadrature, diverse telecamere, è complicato, sì. Anche perché poi i giocatori ovviamente stanno, si spostano intorno, in funzione, sì, funziona, sì, del tiro e normalmente. Però anche attenzione. Questo è lungo. Ma quasi sì, mai non ne approfitta. Ma quasi sui piedi del suo compagno di squadra. Suini uno sguardo un po'. Po' accigliato gliel'ha lanciato. Anche perché non si stava spostando, come dire, è impossibile che arrivi fino a qua. Il tiro ovviamente di direzione era perfetto, l'abbiamo visto passare proprio accanto al pallino. Ma di forza. Eccessiva. Migliore questa. Sì. Si corregge. E Barone. Va a bocciare. Eh sì. Dopo l'errore di prima, vediamo se riuscirà. Ah, questa la prende molto bene. Sì. Quasi un carro proprio fermo sul posto, si sposta qualche decina di centimetri più avanti, ma ne mette due in terra. Se non abbiamo... restano sono due. Bel tiro. Bella bocciata questa, sì. Tocca a Suini rimediare. Sempre sullo sfondo continuo, intanto anche l'altra finale la ancora, femminile. Sì, la Targa Rosa, la prima edizione. Attenzione che questa è molto lunga, ripete un po' l'errore che ha fatto il suo compagno. Che... Evidentemente lì quella scorrevolezza è insidiosa, un po' infida per la formazione della Ferriera, ne ha sbagliate già due così. Vediamo se l'esperienza avrà aiutato. Non riusciamo a sì, vedere. Sì, no, appunto lo fa, ma va sempre comunque un po' oltre. Lungo, sì. Infatti è Rossetti a venire in pedana di tiro. Va a cercare l'accosto. Oh, il suo primo di accosto, tra l'altro, era andato a finire molto sulla destra. Prova a correggersi, la tiene più tesa e stavolta la gioca molto bene. Sì, sì. Porta via il punto. Fa il punto, mette sotto l'impallo, anche se... lui stesso va a qualche decina di centimetri oltre il pallino, ma roba di poco, infatti ci stanno pensando. E alla fine però, come stanno pulendo, si giocherà in accosto, è così. Sì. Rossato più o meno dalla stessa posizione di Rossetti. Sembra fortissima. Ma lì deve, allora, non l'abbiamo visto, ma l'intenzione è si è appoggiato, sì, lì ha senso, sì. È meglio perderla lunga, come si dice in questi casi, che non corta, non avrebbe avuto senso, quindi giustamente l'ha giocata molto bene, praticamente identica a Rossetti, si è appoggiato e adesso... Non vedevo la boccia avversaria coperta dalla gamba di un giocatore, adesso diventa complicato. E allora stanno pensando ovviamente di tirarla, indicano anche quella del terzo punto come probabile rimpallo sia Strocco che Cinelli che arriva, vediamo. Le ha portate via. Porta via, sì. Sì. Ha ottenuto comunque il risultato. Sì, perché anche se il punto resta, in realtà le più vicine le ha mandate via. Di
Strocco. In accosto per Strocco. Anche lui incappa nell'errore del suo compagno di squadra. Di Rossetti la prima, la punta troppo verso l'esterno. Boccia se ne va quasi sulla linea. Vediamo se riesce a correggersi così come ha fatto proprio il suo compagno di squadra. Nel secondo tiro. Beh, fino a un certo punto un po' si corregge. Un po' sì, ma non abbastanza forse. Eh sì, a vederla controllano tutti. Mi curano. Vediamo un po'. Da qua non si riesce a capire se... No, anche perché mi sembra che infatti vanno avanti con la misurazione, sì, quindi... Più. Quindi vuol dire che è molto, molto, sono molto vicini. Dovrebbe averlo fatto, sì. È andato oltre con... Sì, sì. E infatti la tira, e la tira, diciamo, boccia Adorno. Colpisce. Studiano Giafarsi, stanno pensando, sì. Hanno guardato quante bocce avessero gli avversari. Stanno facendo i loro bravi calcoli. Cinalli, nascosto ormai dalla stessa posizione sia di Rossetti che di Strocco. Questa è tirata bene, ma forse è corta. Non dovrebbe essere arrivata. La direzione era giusta, la forza. Perfetto, meno, sì, sì, perché era davanti. Adesso la tira, giustamente, se colpisce è così. Sì. La mette due. No, forse addirittura tre, perché quella era di... Quella verso la linea era già la prima giocata da Strocco. Sweeney dà indicazioni. Orsato che cambia di posizione con i piedi, si mette praticamente dritto e va dritto in boccia. Però se un altro allarga un po' le braccia Sweeney, ma sorridendo. Sì, in realtà pensa che sia più una... In parte, in effetti ha ragione, più un accosto sfortunato che è tirata bene, è andata lì. Il punto rimane agli avversari, ma uno solo in questo caso. Adesso all'ultima boccia, se non abbiamo visto male Adorno. Ed è l'ultima anche per tutti. Va in bocciata. Non abbiamo visto la dichiarazione, non credo sulla boccia, perché... E infatti va sul pallino. È 0-0. Chiude il tiro così, quindi si resta sul 7-5. Si va avanti piano piano questa partita. Proprio il bello è la caratteristica peculiare della quadretta. Difficilmente si arriverà a 13 di questo, sì, passo. Sì, no, poi soprattutto le finali, i primi turni con una certa facilità si arriva, almeno una delle squadre arriva insomma sul 13. Intanto la rivediamo, la bocciata di Adorno. Colpita in effetti piena, vedete il pallino, sì, schizzare via. Però ecco, poi nei turni più ci si avvicina alla finale e più è complicato. Sì. Un pelino oltre. Ha rischiato un po' perché non avesse lasciato il pallino, ricordiamo il vantaggio per annullare la boccia nel caso in cui i pezzi facciano più di 50 cm, in realtà alla fine risulta una gran bella boccia giocata, sì, perché va un po' oltre, ma insomma siamo anche un po' più distanti. E comunque mai no. Qualità di primo punto di vista, fa segno Sweeney alla boccia di girare. Sì, di rientrare. L'ha tenuta subito, si vede dalla scia adesso, sì, l'ha tenuta, sì, subito, sì, un po' troppo sulla sinistra, la forza era anche buona. Adorno non sembra essere molto partecipe dal punto di vista decisionale, lo vedete lì, e infatti adesso viene qua per bocciare. Eh sì, stava seguendo le fasi ancora dell'altro tiro, sì, del finale. Colpisce. Si è ridestato, ma subito operativo, prima il pallino, adesso la boccia. Eh sì, ha avuto quei passaggi a vuoto, l'abbiamo visti, 3 bocciate su 4 inizio della nostra sintesi, poi però in realtà ha ricominciato a trovare costanza di rendimento. Adesso il pallino è più lontano, vedete, siamo verso la metà
del riquadro di gioco. Inquadratura anche per i fiori di Alassio. E lì dietro poi dove si svolgerà la premiazione finale. Rossetti, vediamo se riesce, attenzione che la boccia sembra prendere la stessa direzione di quella di Minor ed è proprio così, a finire in boccia, preciso, perfetto, non fa il punto. Stesso, identico tiro. L'abbiamo visto, insomma, non è complicatissimo, nel senso che le strade si riescono a devincere, i giocatori riescono a capire, però poi basta sbagliarla di poco per rimanere traditi. Ecco, questa la differenza è di poco sulla destra, certo, rispetto alla boccia giocata dal suo compagno, al di là della forza che mi sembra invece abbondante. Intanto avete visto che, e avete sentito dagli applausi, che si è concluso anche il primo trofeo rosa. La coppia Rosta, Nicole Perotto e Nadia Camilla, ha vinto il torneo contro Florida, dove c'è Valentina Basei e Crystal Zanette. 13-5 il risultato finale. E si va a loro al primo torneo rosa. Avete visto sullo sfondo, lo stavi dicendo giustamente tu, riponevano le proprie bocce nelle borse. Ecco, le vedete inquadrate. E intanto ha ricolpito ancora, portandola via Adorno. Non ha più commesso errori. Sì, ha ritrovato assolutamente costanza in bocciata. Cinalli, così come Rossatto, in particolare però poi Cinalli, sono giocatori, Andrea, che tirano con una rapidità, in una fase di concentrazione davvero minimale. Minima. Intanto l'ha fatta, ha fatto il punto. Ecco Rossatto che arriva. Adesso ovviamente ci metterà una mezz'oretta, visto quanto ho detto. Per smentirti subito. E anche lui colpisce un po' come ha fatto con la seconda Adorno. Sì. La manda via, tanto basta, perché. Infatti adesso vedete accelerare anche il passo Cinalli, perché il tempo passa, prova l'annullo per giocare un altro tiro. Siamo ormai, insomma, battute finali. Sicuramente dal punto di vista del tempo, qualche problema anche per lui per prendere la sua boccia. Bocce molto simili lì sulla lastrelliera. E riesce. Riesce. Un bel tiro. E infatti gli applausi stavolta sono tutti per lui. Anche perché adesso è l'unica finale che si continua a giocare. Certo. Le altre due si sono concluse 13-8 per quanto riguarda la junior e 13-5 per quanto riguarda la femminile. Qui siamo su 7-5. Sì, può accadere ancora tutto e tra l'altro si sta scuotendo un po' dal torpore, diciamo, dagli errori, con qualche giocata, qualche annullo importante. Lo rivediamo questa finale. Sì. Stavolta lui lo prende proprio netto. Ancora più di Adorno prima, pallino che schizza. Pallino si scompare. Sì, velocissimo. Diventa una sorta di proiettile in effetti. Sì, sì. Quando viene colpito in quel modo. È tempo, insomma, gli sgoccioli, vediamo se ci sarà modo di. Potrebbe essere l'ultimo, anzi quasi sicuramente, anche se non lo vediamo inquadrato. Anche se 7-5 comunque è un risultato ancora in bilico, sì, dal punto di vista del punteggio. Soprattutto a quadretta, poi l'abbiamo detto. Sette riparte bene. Sì, bella accosto davanti. Tutto quello che stiamo dicendo ovviamente loro lo provano in maniera esponenziale in campo, perché anche loro vedono il cronometro col tempo che passa e quindi sanno perfettamente che adesso un errore ha un peso diverso rispetto, sì, a quelli precedenti. Adorno. Colpisce. Non ha più sbagliato un tiro. Pallino lo vedete proprio a metà del riquadro. Eccola. La sirena. Sì. Quindi questo è l'ultimo tiro, l'ultima sequenza di tiri. Quindi se vogliamo la Ferriera ha un doppio vantaggio, un po' tra virgolette, perché può gestire. Sì, può anche addirittura annullarlo, se lo annulla ovviamente finisce. Detto così sembra, insomma, che colpire il pallino sia facile, sì. Però è comunque un'opportunità in più. Intanto Rossetti la gioca di nuovo bene.
Colpisce in maniera molto sicura. Di nuovo Adorno, abbiamo visto quattro belle bocciate consecutive da parte sua. Adesso è importante tenere a mente, sia per noi ma soprattutto per loro, le bocce ovviamente. Adesso ne hanno giocate due ciascuna le formazioni. Strocco. Siamo agli sgoccioli anche per la Mongrando. Ovviamente ogni bocciata che riesce agli avversari allontana la possibilità di vincere il torneo. Vanno a costi molto 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 belli. Sottolineati dagli applausi. Ovviamente un eventuale punteggio di parità porterebbe a un tiro di spareggio. Rossato. Non solo colpisce ma resta anche sul gioco. Importante anche questa. Sembra aver preso sicurezza di sé la Ferriera dopo quel tiro nullo che aveva fatto seguito a una serie di errori. Eh sì, uno, due palline abbiamo visto in questa sintesi, uno proprio di Rossato mandato fuori, uno di Adorno, poi ci ha pensato Cinalli per la Mongrando. Sì, tre annulli. L'ultimo per la verità insomma era con l'ultima boccia di Adorno, ma consentito lo 0-0 su, certo, su quel tiro. Strocco. Di nuovo in accosto. Adesso siamo alla quarta boccia, E anche questa non è male, finisce laterale ma sì, è molto vicina. Vediamo se però proveranno ad accostare o a mandarla via. Eh sì, annuiscono tutti, quindi già deciso, mai non va giù. Adesso ovviamente si gioca anche con le bocce dei compagni. Maino non credo di averlo visto mai bocciare, non solo in questa partita ma neanche in quelle disputate tra i quarti di finale e semifinale lì all'interno del costo. Suini ovviamente può fare un po' tutto ma probabilmente adesso preferisce giocare più in accosto che non in boccia. Questa intanto se n'è andata, sì, tirata bene, va lunga, il terreno è molto veloce, sembra. Sì, per i campi del volo è un terreno abbastanza veloce, sì. Parlottano un po', poi alla fine ovviamente sempre Suini a decidere. Sì, a decidere, anche a spiegare, a motivare, l'avete visto chiaramente. Sì. Le decisioni. Questa non la vediamo. Ma giudicare da come non vedo spostarsi, infatti se n'è andata a sinistra. Sì. Tiro che adesso comincia a complicarsi. Allora, intanto è stata giocata alla quinta, se abbiamo tenuto bene i conti. Per la Ferriera. Solo quattro giocate sinora a Mongrando. Suini studia il da farsi. Allargano le braccia. Allora credo che stiano decidendo di tirarla, ma la tirerà infatti Suini per lasciare a Rossato la possibilità di giocare l'annullo. Una scelta tattica questa. Suini in accosto in caso di errori. No, è bocciata. È bocciata, sì, sì. A proposito di errori che ho citato. Un filo alta, ancora in corsa. La vedete plastica nonostante l'età. Sì, tiro Suini un po' lungo. Ma di un pizzico. È veramente, però adesso comincia davvero a essere complicata. Allora, va per l'annullo, proprio quello. Adesso se colpisce finisce qui e la Ferriera si aggiudica la 62esima targa d'oro di Alassio. Certo è che se dovesse sbagliare... Ne hanno ancora quattro in mano, ricordiamolo, il giocatore della Mongrando. Stavolta sbagliato, ma anche non bene, No. Storta e alta. Non riesce a chiuderla e adesso l'ultima boccia Suini. Allora, lui ovviamente gioca in accosto, non può fare altro, tanto deve farlo. Sì, comunque la boccia della Mongrando non è distante, insomma è complicata. E poi comunque hanno le bocce gli avversari per cercare
addirittura di vincere l'incontro. Eh no, sì, assolutamente, perché ne hanno 4. Sì. Bastano 3 punti, si fa per dire, per vincere. Insomma, l'occasione sembra essere ghiotta per la Mongrano, ma vediamo intanto. È decisivo questo tiro di Sweeney. Sì. Allora imbocciata del suo, poi anche di Rossato. Dall'angolo, ancora una volta, all'angolo opposto, taglia tutto il campo. La direzione è perfetta. E anche la forza. Eh sì. Sì. Lo fa, l'unico neo non si ferma prima della boccia avversaria, quindi non c'è però particolare. Però è molto, molto vicino. Ora, ha dichiarato il pallino, segnando il pallino, se non abbiamo visto male, se non abbiamo capito male, anche la boccia ovviamente perché è nel raggio, Cinalli, quindi se colpisce ne fa 3. Direttamente finisce la partita. Eh sì. Errore. Però non la sbaglia bene neanche lui. E adesso ovviamente chi ha paura un po' di vincere, tra virgolette, chi invece l'ha di perdere. Anche questa, bassa e sulla destra. È un brutto errore questo perché. Avrebbe chiuso, se colpiva, se avesse colpito, avrebbe chiuso. Adesso tira la boccia, se no, infatti, eccola indicata, a strocco. Ancora ci sono le bocce, per pareggiare e per vincere. Ma questa è bassa. Qui annullato. Bassa o corta, sì. Come preferite. Ma insomma, vuol dire che la battuta non è valida. Annullato. Mamma mia, che doppio errore che adesso doppio della, Mongrano, sì. Perché poi cominciano anche a scherzeggiare le bocce adesso. Sì. Quella boccia di Sweeney sta decidendo l'incontro. Si sente anche dal brusio poi. Adesso se Barone colpisce ha ancora la boccia per andare in pareggio con la boccia più giovane contro la boccia. Se la dovesse, stavo dicendo, se dovesse cambiare, cioè fare un carro, invece poteva ancora venire, ma addirittura va alto, alto e storto. Tiro disastroso. Sì, la Mongrando. L'ha un po' gettata, sì. Un po' buttata al vento, non che fosse, insomma, non era una cosa neanche troppo complicata visto il livello in campo. 3 errori consecutivi. Sì, ecco il replay, anche questa. Alta sulla sinistra. Qui la differenza probabilmente è proprio psicologica, quello che dicevo, anche l'abitudine a queste vittorie, a questi palcoscenici fa un po' la differenza. Ultima boccia. Adesso ci prova in accosto. Ci prova in accosto, prova ad appoggiarsi, se riesce a spostarla quel tanto che basta, invece di farne uno ne fa 2, insomma deve togliere e farne 2. Questa no, se ne va sulla sinistra. Sì. La Ferriera conquista con questa serie di errori, un grande 4 bocce sprecate che avrebbero potuto portare alla vittoria, invece è la Ferriera con Claudio Maino, Mario Sweeney, Marco Adorno e Dario Rossato. Ricordiamo, Sweeney è arrivata la 10ª targa d'oro, la prima vinta nel 70, Andrea. Quindi sono passati un po' di anni, intanto vediamo le premiazioni del trofeo Juniores giunto alla 2ª edizione. Giulio Zanette e Marco Pizzol della Florida, secondi classificati, mentre primi classificati Emanuele Soggetti e Stefano Liberti della Perosina. Ora anche la femminile, seconde classificate Valentina Basei e Cristian Zanette della Florida. Eccole proprio inquadrate, sì. La Basei con il trofeo in mano. E le vincitrici invece della Rosta, Nicole Perotto e Nadia Camilli. E siamo anche alle quadrette, eccoli i secondi. I secondi, Mongrando, Fabrizio Rossetti, Gianni Strocco, Mattia Barone e Massimo Cinalli. E poi ovviamente, eccoli lì, i vincitori invece, con tanto di miss in mezzo. Esatto, qua la miss che certifica la vittoria del torneo. Ringraziamo Francesco Ferretti. Grazie a te, Andrea. Da Andrea Riscassi, buona giornata e pensieri positivi.